Il 27 aprile 1978 Raf Cristiano e Nando Amedeo hanno presentato a Torino una mostra personale dei loro quadri alla Saletta degli Amici in via Bogino. Ma sono anche pittori? Gli elementi essenziali della musica sono quattro: il ritmo, la melodia, l'armonia e il colore. Il suo significato, per quanto ci si sforzi, non può essere espresso con le parole, ma ritmo, armonia, colore sono elementi comuni alla musica e alla pittura. Questo forse spiega perché Corelli e Salvator Rosa, per dire due nomi, trovarono naturale complemento alla musica nella passione per la pittura. Schoenberg fa un passo avanti. Perché non tentare di definire il significato della musica con la pittura? Così il costruttore della dodecafonia, espressionista in musica, lo è anche in pittura. Ma come potrebbe un jazzista esprimere il contenuto della sua musica in un dipinto? Intendiamoci, ho detto jazzista e non appassionato di jazz. I pittori d'oggi che apprezzano il jazz non si contano e molti hanno già detto, seguendo il proprio stile e la propria inclinazione, talvolta in modo esemplare, che cosa significhi per loro la musica negra diventata musica della civiltà moderna. Ma è pittura questa, ispirata al jazz e non jazz fatto pittura. Per questo mi ha affascinato l'idea di penetrare attraverso una via assolutamente nuova per me, l'animo di due jazzisti così diversi e così simili fra loro, i quali quasi contemporaneamente hanno deciso di dedicare una parte del loro tempo per esprimere la propria personalità non già attraverso i loro consueti strumenti di lavoro, ma i pennelli e la tavolozza, traducendo in immagini i ritmi, l'armonia, il colore della musica. Raf Cristiano e Nando Amedeo hanno condotto l'esperimento con ostinazione di ricerca, intelligenza di soluzioni e fantasia di tecniche che meritano un'attenzione che va oltre il dato immediato di cronaca. Torinesi d'adozione da lungo tempo, inseparabili nei concerti, appassionati di musica come di pittura, espongono ora i risultati di un lavoro che, finalmente,
non hanno fatto in comune, con un esito di dissonanze che non sarebbero certo tollerabili quando creano insieme la musica. Grazie. Ed ora un delicatissimo motivo del pianista compositore Chick Corea, Crystal Silence. Thank you.
Thank you.